Due anni sono passati, ma gli obbligazionisti delle quattro banche poste in risoluzione non si rassegnano. Nuovo sit-in di protesta davanti all'ex sede storica di Banca Etruria in Corso Italia ad Arezzo. La banca, dalla scorsa primavera, è stata acquistata dal gruppo UBI e recentemente l'insegna che campeggiava sulla facciata dello storico palazzo è stata smantellata. Un capitolo chiuso così definitivamente. Ma la questione resta invece completamente, totalmente aperta per tutti quei risparmiatori che il 22 novembre 2015, con l'applicazione del decreto salva banche, hanno visto andare in fumo i propri risparmi. Innanzitutto sono orgogliosa di rappresentare un gruppo così unito e così alleato di fronte all'ingiustizia. Parlano i numeri, 135 sono i risparmiatori azzerati con quel maledetto decreto, ad oggi sono stati rimborsati dell'80% 10.000. Tutto il resto della platea dei risparmiatori, una parte è in attesa dell'arbitrato, ma ancora non abbiamo le cifre, non sappiamo come si risponderà all'arbitrato, ma anche gli avvocati sono molto negativi. E il resto, azionisti, sono completamente fuori da tutti, da ogni tipo di rimborso, nonostante molti di loro siano stati costretti a comprare le azioni per poter accedere a un mutuo. E gli obbligazionisti del mercato secondario, anche loro non hanno diritto a niente, quindi di sicuro la nostra grande ingiustizia merita ancora attenzione. Abbiamo assistito a una commissione d'inchiesta dove chi dirigeva è stato messo lì appositamente per in qualche maniera pilotare e soprassedere sulle cose più importanti. La commissione d'inchiesta è iniziata con in qualche maniera uno scontro tra i due principali organi di controllo, Consob e Banca Italia. Abbiamo capito con chiarezza che questi due organi di controllo non colloquiano tra loro. Ci sarebbe bisogno come minimo di un intervento normativo. Eppure Casini non ha ritenuto necessario approfondire la questione. Da lì abbiamo capito che questa commissione d'inchiesta non sarebbe servita a niente, anzi abbiamo anche un sospetto che si sia voluto in qualche maniera appositamente tirare sotto i riflettori la Boschi, che comunque ha le sue responsabilità perché fa parte di quella mala politica che vuole intromettersi laddove non gli compete, ma che in questa maniera non si è fatto luce sui veri responsabili, Padoan e il governo Renzi in generale, che comunque si sono fatti trovare impreparati al bail-in e soprattutto hanno scaricato le colpe di questa mala gestione sui risparmiatori. Per il futuro cosa vi aspettate e cosa siete pronti a mettere in campo? Ad oggi posso dire che non ci aspettiamo più niente. Tutto quello che possiamo fare adesso è far capire a chi verrà a governare che il problema dei risparmiatori è tutt'altro che risolto e che in piazza continuano a scendere persone che hanno perso tutto quello che avevano e tutto quello che avevano era stato messo da parte dopo una vita di sacrifici. Tutto questo è I risarcimenti sono stati parziali all'80% e per poche, poche persone. Quindi vogliamo giustizia e per tutti. Lei quanto ha perso con il salvabanche? 70.000. E ad oggi ha avuto dei risarcimenti? Io ho avuto risarcimento all'80%. Cosa si aspetta per il futuro? Cioè, le sembra che una situazione come quella che purtroppo è capitata a lei possa ripetersi ancora? Io ho paura di sì, non sono per niente per gli altri.